Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Subacquea Iperbarica, Villa Franca, Veronese. Lucio Ricciardi, docente di fisiologia dell'Università dell'Insubria di Varese. Di cosa si è parlato questa mattina? La mia relazione ha il titolo della sessione, cioè ipobarismo e iperbarismo dell'ossigeno e suoi limiti e sue eventuali qualità nello sport. Partendo dall'utilizzo dell'ossigeno nell'attività di lavoro, tanto subacqueo quanto poi nell'alpinismo ad altissima quota, che in pratica si è dimostrato un fonte di diatribe fin dagli anni 20, quando gli inglesi sono andati sull'Everest per la prima volta con l'ossigeno, siamo arrivati al dispiegamento di molte ricerche con le varie Operation Everest, appunto, che sono state simulazioni e quindi studi sulle risposte fisiologiche prima ancora che l'uomo arrivasse sull'Everest. Da qui anche l'ambiente sportivo ha avuto interesse a far allenare le persone in alta quota, con l'idea che l'allenamento in quota potesse dare dei benefici alla prestazione di tipo aerobico, cioè con l'aumento dei globuli rossi. In realtà, prima di arrivare a una soluzione definitiva sono passati anni. Oggi la teoria prevalente è quella del vivere in alto e allenarsi in basso, che è quella che dovrebbe dare i migliori benefici e le minori difficoltà collegate all'ipobarismo. Per quanto riguarda invece poi le attività subacquee, in cui si parla di utilizzo di ossigeno, come per esempio negli impulsori di marina che vanno sott'acqua con l'autorespiratore ad ossigeno, noi abbiamo che la tossicità dell'ossigeno, cioè i pericoli dell'ossigeno iperbarico, sono in agguato per tutti coloro che vanno sotto, non solo con l'ossigeno ma anche con l'aria compressa, con miscele che possono diventare iperossiche. Quindi, in conclusione di tutto, tanto nelle applicazioni ad alta quota quanto nelle applicazioni subacquee e nello sport, forse la teoria live high, train low è quella che più si adatta alle grandi masse, ai grandi numeri, appunto minimizzando i danni e aumentando le qualità.